Io e i miei alunni siamo soliti comunicare con un'azione, abbiamo abbattuto i confini spazio-temporali, questo da quando esiste una serie di risorse che forniscono interessanti opportunità. Ovviamente ci sono anche dei limiti nella nostra comunicazione, nel senso che ci sono dei momenti in cui non rispondo in tempo reale. Utilizzavamo un tempo le mail, cioè tra noi utilizziamo Facebook, abbiamo due classi virtuali segrete, dietro richiesta dei genitori. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori illuminati che, vedendo la mia esperienza precedente con la classe 2.0, mi hanno proposto sia di utilizzare gli account dei figli già esistenti per la comunicazione tra noi, sia di portare dispositivi da casa. Quando invece facciamo giavellaggi con altre scuole, utilizziamo una piattaforma più sicura, che è una sorta di Facebook Educational. Siamo soliti anche documentare le nostre esperienze, utilizzando dei blog, diversi blog a seconda del progetto, in cui facciamo quello che si chiama embed all'italiana, cioè incorporiamo risorse realizzate con altri servizi online che poi vedremo. Utilizziamo anche Twitter. Qualcuno di voi ha l'account di Twitter, lo usa? No. Con Twitter si fa microblogging. Mentre nei blog si scrivono articoli lunghi, complessi, su Twitter si deve scrivere per forza i 140 caratteri. Il Biot, scusate per il mio pessimo inglese, bring your own device, porta il tuo dispositivo. Gli alunni portano quello che hanno, non vengono dotati, come era avvenuto con la classe 2.0, di dispositivi forniti dal Ministero, ma portano ciò che hanno, sia il tablet, sia il notebook o il cellulare, perché anche con il cellulare si possono fare delle cose, per esempio, twittare.